oggi concludiamo la prima fase di lavori del grande progetto di ristrutturazione del Museo Egizio, che vedrà nel 2015 in primavera la conclusione appunto definitiva anche della fase 2. Avremo circa 9.000 metri quadri disponibili tra servizi e aree espositive, circa 10.000 reperti esposti. Già ora con il museo, così come lo vede, durante i lavori abbiamo avuto una media di 500-600.000 visitatori all'anno. Siamo stati citati come il 30° museo del mondo nella classifica del Times, quindi, come dire, non possiamo certamente lamentarci. Devo dire, abbiamo avuto un pubblico e continuiamo ad averlo abbondante ma anche paziente, perché naturalmente i lavori comunque continuano, sono andati avanti già dal novembre del 2011. È un lavoro colossale anche da un punto di vista economico-finanziario, perché i nostri soci fondatori hanno fornito già in tempi non sospetti, diciamo, 50, a proposito di crisi ovviamente, 50 milioni di euro, quindi è un lavoro grandissimo. Noi ci aspettiamo ovviamente, con gli spazi raddoppiati, i lavori finiti, se già così riusciamo ad avere 550.000 visitatori all'anno, io la sparo grossa ma neanche troppo di raddoppiarli, vogliamo arrivare al milione. Siamo il museo più antico del mondo, fondato nel 1824. Ricordiamo che il Museo del Cairo ha 110 anni di storia, con tutto il rispetto però siamo più antichi noi. C'è una grande tradizione qui a Torino, da Drovetti a Schiaparelli, che ha portato a quello che si vede oggi, quindi noi contiamo veramente con questa straordinaria occasione, che è abbinata a quella dell'Expo, che naturalmente rilancia a doppio senso anche un'alta velocità culturale tra Torino e Milano. Ecco, noi pensiamo veramente che questo sia una delle punte di diamante del sistema culturale non soltanto torinese o piemontese ma italiano, che forse siamo l'unico o uno dei pochissimi enti culturali a livello museale che ha l'80% di ricavi propri, quindi non vive di contributi o di soli contributi, anche se naturalmente sul bilancio straordinario del cantiere i soldi sono soldi arrivati dai fondatori. Però il bilancio ordinario è un bilancio che ha l'80% dei ricavi forniti da entrate proprie.